I carabinieri cercano un uomo per arrestarlo e lui invia un fax con gli orari di ricevimento. Protagonista della vicenda è un agricoltore di 39 anni che vive nella frazione Montevecchio del comune di Pergola e che ha trasformato una lite con il vicinato in una ragione di vita. Al termine di uno dei tanti procedimenti penali instaurati nel tempo, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha rigettato la richiesta di affidamento ai servizi sociali dell'uomo e disposto gli arresti domiciliari per un residuo di pena di 8 mesi per furto aggravato. I militari di Pergola, dovendo eseguire il provvedimento, si sono diretti verso la sua abitazione, trovando però la strada sbarrata da pali di ferro e da una robusta catena. A lato un segnale stradale con divieto d'accesso dove l'uomo aveva aggiunto cartelli con scritto «escluso il residente» e «transito vietato a chiunque e per qualsiasi motivo». Veniva poi indicato un numero di telefono cellulare per avere un appuntamento. I carabinieri hanno composto il numero e il 39enne, sostenendo di non essere in casa, ha comunicato che li avrebbe ricevuti alle ore 17. Fatto rientro in caserma, dopo qualche ora, ai militari è arrivato un suo fax con cui disdiceva l'appuntamento perché aveva da fare. E in cui spiegava che non riceveva più i perditempo e che eccezionalmente li avrebbe ricevuti negli orari da lui indicati, tutti i giorni dalle ore 14 alle ore 15.30, il sabato dalle ore 14 alle ore 16 e la domenica dalle 14.30 alle ore 16.30. I carabinieri increduli sono andati subito dall'uomo e hanno dato esecuzione al provvedimento.